Il Consorzio per la Fisica nasce nel 1964 su iniziativa del professor Paolo Budinic, fatta propria dal Comitato Cittadino per la candidatura triestina del Centro Internazionale di Fisica Teorica. Soci fondatori del Consorzio per la Fisica sono l'Università di Trieste, il Comune, la Provincia e la Cassa di Risparmio di Trieste. Quest'anno cade il 50° anniversario del Consorzio per la Fisica della nostra Università, una ricorrenza molto importante per il ruolo assolutamente particolare che questa istituzione ha giocato nel fare di Trieste un centro internazionalmente riconosciuto per il suo livello scientifico. Il Consorzio è nato su iniziativa congiunta dell'Università di Trieste, del Comune di Trieste e della Cassa di Risparmio di Trieste per sostenere la candidatura di Trieste quale sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica, per il quale ha poi raccolto e amministrato i fondi che hanno portato alla realizzazione del campus di Miramare. Ma fin dall'inizio il Consorzio ha voluto anche proiettarsi molto più avanti, guardare avanti e quindi farsi promotore di altre iniziative scientifiche di alto livello. Basterà menzionare per esempio l'area di ricerca, il laboratorio di luce di sincrotrone, il laboratorio per la fisica delle superfici, la SIS e il Collegio Luciano Fonda. Accanto a questa sua missione internazionale, il Consorzio ha voluto, come si evince anche dal suo statuto, fungere da propulsore per le ricerche degli studi in fisica, sostenendo anche la parte didattica, vale a dire da un lato il corso di laurea in fisica e poi favorendo gli scambi dei giovani laureati con importanti centri di ricerca. Un esempio importante del coinvolgimento del Consorzio nel promuovere gli studi in fisica deriva dal fatto che il Consorzio è stato il fondatore del Collegio Luciano Fonda e in varie occasioni il Consorzio ha contribuito in modo essenziale a privilegiare e a privilegiare questa istituzione e a permettergli di superare difficoltà economiche. Concludendo, come ha ribadito recentemente ancora il Consiglio Direttivo, il Consorzio vuole continuare a giocare questo ruolo assolutamente primario per lo sviluppo della scienza a Trieste. Il Consorzio Ente Morale viene costituito al fine di incrementare gli studi e le ricerche nei campi della fisica, di appoggiare le iniziative dei dipartimenti di fisica dell'Università di Trieste e di integrare le attività dello Stato nell'esecuzione degli impegni assunti in campo internazionale per la realizzazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica, ideato e portato a realizzazione dal Nobel Abdus Salam e dal professor Paolo Budinic. Alla scadenza del primo trentennio di attività, il Consorzio è rinnovato per altri 30 anni e integrato con altri soci. Il Consorzio contribuisce in modo determinante allo sviluppo del comprensorio scientifico di Miramare Grignano. In base agli impegni assunti dal governo italiano, avvia subito la costruzione della sede del Centro Internazionale di Fisica Teorica. È così che il Consorzio inizia un'attività di acquisizione di beni immobili e mobili che divengono, ai sensi del suo statuto, proprietà dell'Università di Trieste. Il Consorzio contribuisce anche all'insediamento della prima sede della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati nel campus di Miramare e reperisce anche la sede del Laboratorio di Microprocessori dell'ICTP e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il Consorzio di Fisica è stato la punta di diamante attraverso la quale è stato costruito in gran parte il sistema di ricerca Trieste. E è stato anche uno dei protagonisti della nascita dell'ICTP. La SIS ha avuto quindi con il Consorzio dei rapporti particolarmente stretti e in particolare negli ultimi anni riguardo alla politica dei giovani che viene finanziata parzialmente dal Consorzio, in particolare postdoc, posizioni di postdoc, e quindi intendiamo ovviamente come esista continuare a collaborare con questa importante realtà cittadina.
consortium has been very important for ICTP, for this creation and for the running of ICTP over the years. Since the meeting in 1960 in Castelletto, we can see there's a famous photograph where you can see not only Professor Salam and Paolo Budinich, but also Claudio Villi, who was the first president of the consortium, that essentially at that point they decided to create ICTP, and consortium participated, created in ICTP in 1964. So we are both celebrating 50 years of existence. But over the years, the consortium has played an important role for the running of ICTP in several ways. One is that supporting some of our activities, conferences also, but also regarding buildings, properties that we can use. So it's only through the consortium that the buildings that we are in now and so have been given to ICTP, because being an international institution, we do not own property. So the consortium has been the perfect link for us to be able to occupy these buildings that we use. So in general, we have a great collaboration since 50 years ago until now with the current president, Professor Girardi, who has been a key person to keep this relationship between the two institutions together. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presente a Trieste con la sezione di Trieste, appunto, ha come sua missione lo svolgimento e il coordinamento delle ricerche in fisica nucleare, delle particelle, delle astroparticelle in tutta Italia. Qui a Trieste ovviamente lavora in sinergia con molte istituzioni, prima fra tutte l'università e poi l'ICTP e la SISSA in particolare. In questo suo compito è ovvio che c'è una grossa sovrapposizione di interessi e finalità con quelle che sono del Consorzio per la Fisica. Infatti l'INFN è presente sin dall'inizio nel corpo del consorzio e nei lunghi anni di attività di questa istituzione ha potuto cooperare in piena sinergia. Le risorse e le iniziative del consorzio hanno rappresentato per la sezione di Trieste dell'INFN, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, una ricchezza in più, un ulteriore trampolino da cui lanciarsi verso gli studi dell'infinitamente piccolo in ambito nazionale ed internazionale. Il consorzio, quale ente fondatore, è determinante per l'avvio dell'Area Science Park, dotandola del primo nucleo di personale e finanziando nel 1983 il primo laboratorio di ricerca dell'area stessa, il Laboratorio di Tecnologie Avanzate, Superfici e Catalisi, in seguito Laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica della Materia e oggi dell'Istituto per l'Officina dei Materiali del Centro Nazionale delle Ricerche. Il Consorzio dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste è un organismo poco noto, ma è risultato essere il deus ex machina per quanto riguarda la costruzione di quasi tutte le istituzioni scientifiche più di prestigio che ci sono sul territorio. Io personalmente ero arrivato nel 1982, avevo in anima di costruire un grande laboratorio per fisica delle superfici e catalisi e avevo avuto un primo colpo di fortuna, avevo avuto una macchina molto bella, molto costosa, dell'ordine di alcune centinaia di milioni di lire che mi avevano dato in comodato d'uso, però mi avevano detto o la paghi entro 2 anni o se no dovremmo riportarla via. Ecco, il consorzio mi dette il primo seed money, i primi soldi per cominciare a ripagare questa macchina e quindi è tutto partito da lì. E il laboratorio è nato, si chiama TASC, adesso ha un centinaio di dipendenti ed è uno dei laboratori di questo genere fra i più conosciuti e più apprezzati in Europa.
Il Consorzio è anche promotore e lancia a partire dal 1980 la realizzazione a Trieste del laboratorio di luce di sincrotrone Elettra presso il comprensorio di Basovizza dell'Area Science Park. E noi vediamo con l'esempio del Consorzio per la Fisica di Trieste che una cosa anche relativamente piccola, ma voluta in maniera intelligente, con continuità, può portare a sviluppare cose molto grosse o iniziative molto grosse. Questo tipo di esperienza l'ho avuta anche con i consorzi interuniversitari che hanno, in particolare quello della fisica della materia, che ha potuto sviluppare un istituto nazionale. La base di queste attività è che più persone si mettano insieme e concordino delle azioni in comune e comuni e persistano in queste azioni nonostante i grandi cambiamenti che possiamo avere nella società o nella politica o nella disponibilità di risorse. Questo è di nuovo un esempio molto positivo. Numerosi sono gli interventi a favore dei dipartimenti di fisica dell'università, oggi confluiti in un unico dipartimento, e più in generale di varie istituzioni di ricerca che operano sul territorio triestino nel campo della fisica. Il rapporto del Dipartimento di Fisica con il Consorzio, attualmente ancora Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell'Università di Trieste, è un rapporto che parte da molto lontano. In effetti il Consorzio stesso, come altre realtà dell'area triestina, soprattutto nell'area della fisica, partono dal vecchio istituto di fisica di cui il dipartimento è l'erede. In vari momenti della vita del dipartimento o dell'istituto prima e poi dei dipartimenti e degli istituti, il consorzio si è fatto promotore di iniziative o ha aiutato iniziative che hanno accresciuto la capacità di fare ricerca in fisica nell'area, realtà che oggi sono indipendenti ma che sono comunque iniziate dal Dipartimento, come ad esempio il laboratorio TASC, come il Elettra, il sincrotrone, giusto per menzionarne un paio. In tempi più recenti il Consorzio ha aiutato direttamente il Dipartimento attraverso fondi per la ricerca e soprattutto per giovani assegnisti che sono, diciamo, la linfa vitale per fare della ricerca in fisica come in altre aree. Tra le voci più significative appaiono organizzazione e supporto a simposi, congressi e collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali, specie con i paesi confinanti e dell'Est, contributi per l'acquisizione di strumentazione indispensabile per mantenere un livello di ricerca di punta a livello internazionale, numerose borse di studio e brevi contratti ponte a laureati, dottorandi e ricercatori meritevoli, reperimento e gestione di fondi esterni per progetti specifici, viaggi di istruzione ai laboratori nazionali del Gran Sasso e dal CERN di Ginevra per gli studenti del corso di laurea in fisica ed interventi per iniziative di orientamento e divulgazione. Nel 1999 il Consorzio dà l'avvio, formando un comitato promotore, al Collegio Universitario per le Scienze Luciano Fonda, mettendo a disposizione negli anni accademici dal 1999 al 2002 borse di studio per la classe di fisica per studenti particolarmente meritevoli, frequentanti il relativo corso di laurea presso l'Università di Trieste, intervenendo con somme anche significative per consentire al Collegio di superare momenti di difficoltà finanziarie. Il Collegio successivamente diviene persona giuridica e bandisce ora diverse borse di studio per lauree triennali e magistrali per le classi di fisica, chimica e matematica. Tutt'oggi il Consorzio continua a supportare in modo significativo l'attività del Collegio per la classe di fisica.
Nel 2001, con la sponsorizzazione, tra le altre, anche del Ministero degli Affari Esteri, il Consorzio organizza una conferenza multidisciplinare internazionale a Lussino con la presenza di scienziati di fama internazionale. Il notevole successo spinge in seguito il Consorzio a organizzare annualmente a Lussino manifestazioni internazionali di alto livello scientifico, culturale e artistico. Dal 2007 l'organizzazione di tali eventi è presa in carico in modo autonomo dallo European Center for Science, Arts and Culture, ma il Consorzio continua a sostenere l'iniziativa. In modo analogo, dal 2008 il Consorzio ottiene, per azione del Presidente e del Direttore, che il Comune e le autorità scolastiche di Sesto in Valpusteria mettono a sua disposizione nei mesi estivi la scuola elementare, dove poter organizzare convegni, workshop, incontri di notevole rilievo scientifico nazionale e internazionale. Nasce così il Sexton Center for Astrophysics. L'iniziativa è molto apprezzata dalla comunità scientifica internazionale e dalle autorità locali. Dal 2011 il centro diviene autonomo, su proposta e iniziativa poi sostenuta dal Comune di Sesto e dall'Associazione Turistica degli Astrofisici Triestini. Sono così seguite la politica e le direttive generali del Consorzio, che sempre lancia nuove iniziative nell'ottica che esse possano poi proseguire la loro attività in modo indipendente. Il Consorzio continua tuttora a sostenere finanziariamente, in modo importante, parte delle attività che si svolgono a Sesto, così come accade per lo European Center for Science, Arts and Culture ed il Collegio Fonda. L'iniziativa del Sexton Center for Astrophysics ha un crescente successo. Nel 2014 avranno luogo oltre una decina tra convegni e workshop, molti dei quali organizzati da fisici e astrofisici triestini. Il Consorzio ha un ruolo promotore nell'acquisizione e gestione di fonti esterne per progetti specifici e iniziative edilizie. Ne sono un esempio i finanziamenti ottenuti dalla Fondazione CR Trieste e dalla Camera di Commercio per un progetto sulle nanotecnologie per l'energia, dal Fondo Trieste per il Laboratorio di Ottica Quantistica e ancora quello dalla Fondazione CR Trieste che, con un analogo sostegno da parte della ICTP, consente l'acquisto dal Comune di Trieste dell'edificio ex scuola Papa Giovanni XXIII di Grignano, precedentemente affittata dal Consorzio quale sede del sopramenzionato laboratorio microprocessori. Il Consorzio continua tuttora a svolgere un'importante opera di sostegno a favore degli studi e delle ricerche in fisica a Trieste. La celebrazione del 50° anniversario della fondazione del Consorzio offre l'occasione non solo per ricordarne storie e risultati, ma anche per rilanciarne il ruolo nel futuro e per contribuire a fare sempre più di Trieste città multiculturale con una grande vocazione scientifica, una realtà di eccellenza internazionale ed un luogo di incontro, di dialogo e di cooperazione. I rapporti tra il Consorzio per la Fisica di Trieste e l'Università di Trieste sono tutti questi ultimi anni stati estremamente interessanti e molto proficui per entrambi gli enti. E in particolare degni di nota sono i contributi che il Consorzio ha voluto dare nell'ambito del Collegio Fonda che nei prossimi anni vedrà una nuova sede presso l'ospedale militare. E quindi riusciremo a concludere questo iter lunghissimo di creazione di un collegio dell'Università di Trieste. Ma non solo, oltre al contributo che il Consorzio ha erogato per la creazione del TASC, per la creazione di ARIA, per lo sviluppo del sincrotrone, ha contribuito anche al patrimonio dell'Università con tutte le opere immobiliari del comprensorio di Miramare ad uso dell'ICTP. Per contro, anche l'Università in tutti questi anni ha avuto dei rapporti molto stretti con il Consorzio per la Fisica, sia per fare da tramite al finanziamento del Consorzio stesso nei confronti del Ministero, ma soprattutto, mi piace sottolineare questo aspetto, e le attività di ricerca ad altissimo livello nazionale ed internazionale che docenti, ricercatori, assegnisti e dottorandi di ricerca dell'Università di Trieste hanno svolto all'interno del Consorzio per la Fisica.